poche parole, sin dai tempi della preistoria, no, è una persona normale, è una persona che in un momento particolare della sua vita, avendo sempre il desiderio di dimostrare che nel campo dell'arte a 360 gradi, dalla pittura alla scultura e anche a concetti architettonici, come potete vedere, ha voluto dimostrare che la semplicità è la cosa più efficace. Non c'è bisogno di sovrastrutture, non c'è bisogno di tight o cilindri, e quindi combatto questo sistema, e quindi essendo un futurista anche impregnato di quello che è il concetto sociale, cioè aver costruito questa roba insieme a loro. Io sono ammirato da vederli lavorare, lavorano come sono fatto io, d'accordo, per questo ci intendiamo e mi vogliono bene, perché lavoriamo in semplicità. Quindi oggi nell'ambito di questo festival qual è il tuo messaggio? Quale vuole essere? Il mio messaggio è una cosa molto semplice, è dimostrare che quando c'è un'idea giusta si possono muovere anche le montagne. Che tipo di collaborazione hai trovato da parte delle istituzioni? Beh, devo dire che la provincia di Massa Carrara mi ha messo a disposizione tutto, cioè l'assessore Venè e l'assessore Baldini mi hanno messo a disposizione tutto. Quindi gli imprenditori mi hanno messo a disposizione tutto, i cavatori si sono messi a disposizione perché non avendo niente, se non i camion, e quindi questo è il risultato. La missione è quella di aprire questo portale su questa città magnifica, dove io già sono stato, già con l'altro sindaco mi sono battuto contro la tranvia, perché per me era inconcepibile far passare una tranvia sotto quel gioiellino lì, e quindi dicendomi ma i tram sono un'innovazione, io ho semplicemente detto che i tram sono un concetto del 1800, semplicemente è stato fatto un restyling delle cabine dei sedili, se vogliono un'innovazione, l'innovazione possono essere delle navette elettriche che portano 10, 12, 20 persone massimo e che forse danno anche più lavoro e meno fastidio al prezzo. E aspettative per il futuro riguardo a questa installazione? Aspettative per il futuro è un sogno, convincere il Presidente della Regione Toscana e la provincia di Massa a portare questa operazione qui su Champs-Élysées. Comunque, voglio dire, la mia aspirazione è sempre quella che la parola marketing in realtà non vuol dire nulla se non c'è una mentalità, e non si può parlare di crisi se non si fa nulla per combattere questa situazione. Quindi, voglio dire, combattere la crisi per me significa dimostrare che cos'è in questo caso il marmo, dimostrare che cosa si può fare con il marmo e praticamente portare nel mondo a un costo relativamente basso la pubblicità, quindi chiamiamola anche una evoluzione di quello che io ho definito guerriglia marketing. Ecco, a proposito di evoluzione, dal futurismo al suo neofuturismo. No, mio non è neofuturismo e io c'è. Mi arrabbio perché i nei sono una cosa cancerogena, per cui non ne voglio parlare. Il neofuturismo non esiste, esiste il futuro. Io mi pregio di un grande titolo che mi è stato dato da una signora squisita che si chiama Vittoria Marinetti, che tra l'altro è una che di arte ne mastica perché l'ha studiato. Mi ha detto sei l'erede del mio padre. Il futurismo non ha neocubismo, neosurrealismo, neoimpressionismo. Il futurismo è un'avanguardia unica italiana che si evolve con il tempo. Tant'è vero che è stato già codificato dagli stessi, cioè da Palla, da Boccioni, da Marinetti stesso, i quali dissero i prossimi futuristi ci prenderanno a calci nel cuore. E avevano ragione. Cioè io sto rielaborando certe tesi, ho fatto anche un manifesto, oggi a Milano c'è una manifestazione di transumanisti, cioè coloro che sulle basi
del futurismo cercano di utilizzare quello che è il concetto della biogenetica, le biomeccaniche, no? Le nanotecnologie e via discorrendo. Quindi la mia dimostrazione è che non servono tante, cioè io non, quando dico ho il più grande ufficio stampa al mondo, che nessuno si può permettere, neanche il Presidente degli Stati Uniti, neanche il Papa, perché? Perché voi stamattina avete visto che con questi oggetti qui io già sono nel mondo, già sto su Facebook, già mi stanno rispondendo, ragazzi, e ancora andiamo in giro con che cosa? Telecamere, uffici regia, queste cose qui, cioè questo è quello che voglio dimostrare, e costando meno, se mi seguissero, le cose costerebbero meno e darebbero più posti di lavoro. Ecco, lei sì, è stato definito un disturbatore, il suo linguaggio è un po' un linguaggio che fa clamore. Ecco, secondo lei a livello artistico, ma anche appunto politico, sociale, perché no mediatico, il linguaggio del clamore è l'unico mezzo oggi in grado di destare quello che è l'interesse del pubblico? Io uso sempre questo racconto. Voi provate a parlare sottovoce all'interno di una curva di una strada e vi ascolta nessuno. Bene, la società oggi è formata da curve da strada. Perché? Perché oggi per farti sentire, se io dovessi andare in un giornale e dire mi scusi, vorrei proporre una determinata cosa, mi direbbero, se trovo un giornalista gentile, mi direbbe sì, ok, puoi fare bene. Invece, utilizzando il concetto filosofico dei greci, e i greci dissero che la cosa più importante per l'uomo è il bisogno, nasce tutto da lì, il bisogno. Quindi io mi sono detto, di che cosa hanno bisogno i media? Di notizie. Tant'è vero che stanno fallendo se non hanno notizie. Oggi io forse salvo qualche programma, perché stanno fallendo? Perché quando una piattaforma come quella di Sky oppure quella terrestre ti fanno dello stesso film nella stessa settimana tre repliche, significa che non hanno contenuto. Quindi io ho vinto, quindi le mie tesi sono vere, sono loro che sono in fallo, non io. Quindi io do la notizia che do non è mai devastante, cioè non è devastante per la gente, non è devastante, perché poi tra l'altro io sono capito da chi? Sono capito da quelli che io considero gli illuminati, cioè le persone che per loro fortuna hanno studiato e capito quello che hanno studiato, oppure sono capito dal popolo, da quelli che io considero, scusandomi per la categoria dei ragionieri, ragionieri del ragionamento, no, istituzionale, non vengo capito. E vabbè, che ha fatto? Ha tirato una secchiata di vernice dentro una fontana e che ce vuole? Fallo. È lo stesso discorso, quante telecamere vendono? Ognuno di noi può essere il regista, dipende dalla qualità, è tutto lì. Quindi, per chiudere, perché devo continuare quest'opera, aveva ragione Renoir quando diceva che un'opera d'arte è tale quando suscita un'emozione. Quindi se Fontana di Trevi ha suscitato un'emozione, è un'opera d'arte. Se Trinità de' Monti ha fatto la stessa cosa, se questo ha fatto la stessa cosa, quindi di conseguenza io sono un artista. Grazie. Grazie a te. Questa non si attiva. È la roba da mangiare lì. Cioè questo è il lavoro che respirano tutti i giorni i cavatori, quindi cominciate a rendervi tutti i giorni. Guarda.